Allora, oggi vogliamo partire con un'osservazione. Allora, se noi abbiamo una matrice A, noi abbiamo fatto vedere che possiamo moltiplicare questa matrice A con una matrice di permutazione P e una matrice di tipo L, chiamiamola U, ottenendo una matrice triangolare. Questa è una matrice di tipo L. Una matrice di tipo L significa una matrice con triangolare inferiore con tutti un sola diagonale. E poi usavamo in questo quadrante, e questa era la ricomposizione L, ok? Dove questo è il triangolare inferiore con tutti un sulla diagonale, e questo è il triangolare inferiore. Questo l'abbiamo fatto vedere col metodo del TV. Allora, andiamo, diciamo, a pensare un attimo cosa potremmo fare analogamente. Cioè, qua è una convenzione che noi abbiamo voluto fare una decomposizione di questo tipo. Cioè, noi il metodo del TV, invece di applicarlo dall'alto verso il basso, potremmo applicarlo anche dal basso verso l'alto, oppure anche invece di moltiplicare a sinistra le matrici potremmo moltiplicare a destra. Queste sono tutte scelte, cioè, quindi esistono almeno quattro possibilità diverse di applicare il metodo del pivot. Ora non ci interessano tutte e quattro perché per tradizione le matrici triangolari ci vogliamo ridurre a matrici triangolari superiori, però ci interessa invece poterlo fare anche dall'altra parte, cioè facendo operazioni non di riga ma di colonna. Allora, cominciamo con un esempio, perché con gli esempi le cose si capiscono di più. Supponiamo di avere una matrice 1, 2, 1, meno 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Ora, questa matrice è invertibile. Allora, come potrei fare per cercare di ridurla a una matrice triangolare superiore? Un modo, per esempio, può essere quello di mettiamoci qua 4, va così, giusto per fare i punti un po' più facili. No, 4 non va bene, se no ci metto 6 per evitare di usare numeri. 4 non va bene, se non determinante viene a 0. Ci metto 6, così evito di usare frazioni. Ok, allora un modo, vedete, quando io volevo ridurmi una matrice triangolare con operazione di riga, io cosa facevo? Prendevo e a questa colonna, diciamo su questa colonna, tutto quello sotto la diagonale principale lo volevo mandare a zero. Come lo mandavo a zero? Sommando un multiplo della prima riga.
Adesso cosa vorrò fare? Siccome gli elementi da mandare a zero stanno comunque qua, se voglio iniziare dalla colonna, devo iniziare da, diciamo, cosa devo mandare a zero per primi? Devo mandare a zero per primi questi elementi. Come lo posso fare? Sommando a quelle colonne un multiplo dell'ultima colonna. Facciamo un esempio. Io a questa colonna tolgo il triplo di questa, quindi mi viene, allora, 2 meno meno 3 fa 5, 1 meno 3 fa meno 2, 6 meno 6 fa 0, qua rimane meno 1, 1, 2. A questa colonna tolgo questa e quindi qua mi viene 2 meno 1, 0. Come vedete, analogamente a come avevo fatto per le righe, adesso facendo le operazioni di colonna mando a zero cosa? Tutto ciò che sta sull'ultima riga a sinistra di ANN, di A33 in questo caso. A questo punto, se io voglio mandare a zero questo, cosa devo fare? Necessariamente devo, questa qua la devo dividere per 2 e poi sottrarre, quindi 2 meno 5 mezzi fa meno 1 mezzo, meno 1 meno meno 1 fa 0, 0, 5 meno 2, 0, meno 1, 1. Quindi vedete che già la scarsa abitudine è, eravamo abituati a farlo nell'altro modo, non sono riuscito a prevedere, comunque ho dovuto usare un mezzo. Però il fatto di dover usare le frazioni ci sta, perché se vi ricordate quando facciamo il metodo del pivot anche per riga dobbiamo fare a la riga iesima, dobbiamo prendere la prima riga, la dobbiamo dividere per A11 e la dobbiamo moltiplicare per AI1 e poi la dobbiamo sottrarre, se no le cose non funzionano, e A11 potrebbe essere diverso da 0, poi la stessa cosa dobbiamo fare con A22 e così via. Potrebbe essere diverso da 1, scusate. Ok. Comunque siamo arrivati a questa matrice qua. Ok? Allora, ma per passare da questa matrice a questa matrice, cosa abbiamo fatto? Allora, vediamo un po'. Io 1, 2, meno 1, 0, 1, 1, 2, 6, 2, lo voglio moltiplicare a destra. Perché a destra? Perché sto facendo operazioni di colonna. Se lo moltiplico a sinistra faccio operazioni di riga. Allora, per che cosa lo voglio moltiplicare? Qua per 1, allora qua lo voglio moltiplicare per 1, 0, meno 1. Qua lo voglio moltiplicare per 1, 0, 1, meno 3, e qua la voglio moltiplicare per 0, 0, 1. Andiamo a vedere che cosa succede. Fa 5,
0 più 1 meno 3 fa meno 2, 0 più 6 meno 6 fa 0, 0 più 0 più 2, scusate, 2 più 0 meno 2 devo fare, vabbè, l'ultima è meno 1, sono andato in ordine di colonna, meno 1, 1 più questa qua si fa prima riga per terza colonna, mi fa meno 1, viene qua, seconda riga per terza colonna, mi fa 1, viene qua, terza riga per terza colonna, mi fa 2, viene qua. Ho perso il fatto. Ok, quindi quelle operazioni, così come quando facevo le operazioni di riga, i coefficienti li andavo a mettere sotto la prima riga, nella prima colonna sotto la diagonale principale, stavolta i coefficienti, ricordate qua, a questa tolgo tre volte questa e a questa tolgo questa, quindi i coefficienti meno 3 e meno 1 li vado a mettere sull'ultima colonna a sinistra della diagonale principale. Ok? Adesso se prendo questa matrice qua e la moltiplico per, se prendo questa matrice qua e la moltiplico per che cosa? Per ottenere questa ho dovuto togliere la metà di questa, quindi stavolta qui mi viene uno, zero, 0 meno un mezzo, questa è la terza meno la seconda, sì, quindi meno un mezzo 1 0 0 0 vediamo un po', 2 meno 5 mezzi più 0 fa meno un mezzo, 0 più 5 più 0 fa 5, 0 più 0 più meno 1 fa meno 1, meno 1 più 1 fa 0, 0 meno 2 più 0 fa meno 2, 0 più 0 più 1 fa 1 e qua mi viene 0 più 1. Quindi come vedete io posso adesso andare a sostituire e scrivere questa per questa, 1, 0, 0, meno un mezzo, 1, 0, 0, 0, 1, è uguale a meno un mezzo, 5, meno 1, 0, meno 2, 1, 0, 0. Allora, che cosa ho scoperto? Ho scoperto che la mia matrice A, vedete che questa è sempre una matrice di tipo L, la matrice di tipo L era triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale, quelle là di prima che erano fatte a sinistra, anzi erano ancora più particolari perché avevano solo una colonna al di sotto della diagonale principale diversa da 0, queste qua hanno solo una riga a sinistra della diagonale principale diversa da 0. Poi ovviamente quando le moltiplichiamo, perché io queste due le posso moltiplicare tra di loro, che cosa ottengo? Allora andiamo a fare questo prodotto. Allora qua mi viene, lo riscrivo qua, la matrice originale era questa qua, 1, 2, meno 1, 0, 1, 1, 2, 6, 2. Adesso il prodotto di queste due mi fa 1, 0, 0. Poi meno un mezzo, 1, 0. E poi fa meno 1 più 3 mezzi fa un mezzo. Zero meno 3 più 0 fa meno 3. 0 più 0 più 1 fa 1. Allora, come prima, il prodotto di matrici di tipo L è sempre di tipo L.
perché il prodotto di una matrice triangolare è sempre triangolare, e sulla diagonale principale esce il prodotto di quello che c'era sulla diagonale principale. Quindi, siccome sulla diagonale principale qua c'erano uni e qua c'erano uni, usciranno uni. Dentro, qua sotto invece le cose si mischiano. Però, adesso, questo prodotto qui, sempre per associatività, cosa deve fare? Deve fare meno un mezzo 5 meno 1, 0 meno 2, 1, 0, 0, 2. Ok, proviamo. 1 meno 1 meno un mezzo fa meno un mezzo, poi 0 più 2 più 3 fa 5, poi 0 più 0 meno 1 fa meno 1, poi 0 meno un mezzo più un mezzo fa 0, 0 più 1, 0 più 1, meno 3 fa meno 2, 0 più 0 più 1 fa 1, poi 2 meno 3 più 1 fa 0, 0 più 6 meno 6 fa 0, 0 più 0 più 2 fa 2. Quindi, come vedete, funziona. Allora, che cosa ho dimostrato? Io ho dimostrato che stavolta posso moltiplicare A per una matrice Q a destra e ottenere una matrice sempre T triangolare superiore. Allora, a sinistra chi era A? A era uguale a P a meno 1 per Q a meno 1 per T. Allora, questa è una matrice triangolare superiore, questa è triangolare superiore, questa è una matrice tipo L e questa è una matrice di permutazione, che comunque è, diciamo, l'immersa di una matrice di permutazione è quella di permutazione. Ok? A destra come funzionerà? A destra sarà A per P per Q uguale T. Anche qua superiore. Ok? Quindi stavolta A la potrò scrivere come T per Q a meno 1 per P a meno 1. Questo è sempre triangolare superiore. Questa è sempre una matrice tipo L. E questa è sempre una matrice di permutazione. Chiaro? Questa P lì, uno dice, ma là non c'era la P, e la P non c'era perché non ho dovuto fare scambi. Ma se dovevo fare scambi, come ci stavano gli scambi di ring, ci stanno pure gli scambi di colonna. Ma gli scambi di colonna sembrano, si fanno moltiplicando a destra con una matrice di permutazione. È chiaro fino a qua? Bene. Ora mettiamo in cantina questa cosa, ce la mettiamo da parte. Quindi quello che potevamo fare a sinistra lo possiamo fare tale e quale a destra, solo, diciamo, tale e quale no, in maniera analoga. Come lo potevamo fare a sinistra, possiamo fare a destra. Soltanto moltiplicando a destra faccio operazioni di colonna e devo farlo partendo dall'ultima riga, andando ad annullare prima diciamo, ciò che sta a sinistra di ANN sull'ultima riga, poi ciò che sta a sinistra di AN-1, AN-1 sulla penultima riga e così via. Partendo dalla riga di A dove devo annullare più elementi alla riga dove devo annullare meno elementi.
in maniera del tutto analoga a come facevo quando facevo il metodo del pivot dall'altra. Bene, adesso andiamo prima a dimostrare un lemma siano A e B matrici quadrate triangolari. Triangolare superiore, questo simbolo vuol dire che qua ci sta quello che volete voi, sotto ci stanno zeri, invece gli elementi sulla diagonale li ho evidenziati. Cioè, là ho scritto, è chiaro, qua potevo scrivere B12, B1n, eccetera, eccetera, però non lo faccio per brevità, mi interessano soltanto gli elementi sulla diagonale. Sotto la diagonale, ovviamente essendo le radici triangolari superiori, ci sono tutti zeri. Io scrivo uno zero grande per dire che sono tutti zeri. Allora, la matrice C uguale A per B, come è fatta secondo voi? Allora, proviamo a fare il primo elemento. Allora, che mi succede? A11 B11. Poi, mano a mano che proseguo sulla prima riga, qua devo proseguire sulla prima colonna. Ma la prima colonna di sotto di B11 ci sono tutti i zeri, quindi tutti gli altri elementi A12, A13, A1n si scontreranno con tutti i zeri. E quindi alla fine cosa mi rimane qua? A11 B11. Poi gli altri elementi qua non mi interessa quello che dico. Andiamo a vedere sulla seconda riga. Allora, andiamo a calcolare il primo elemento. Allora, il primo elemento A12 fa 0, per B11 fa 0, A22 non fa 0 ma B21 fa 0 e così via. Quindi qua sotto viene 0. Quando vado a calcolare C22, qui mi viene 0 per B12 più A22 per B22, e questo stavolta mi viene, e poi vengono di nuovo tutti zeri, perché questi non sono zeri ma questi quasi. Quindi qua mi viene A22 B22 e insomma, proseguendo così, è chiaro che prodotto di questa matrice, allora qui mi viene quello che vi pare, cioè fate il conto, possono venire elementi diversi da 0. Sulla diagonale possono venire elementi diversi da 0, ma vengono esattamente il prodotto degli elementi sulla diagonale di A, degli elementi sulla diagonale di B, e sotto la diagonale principale mi vengono tutti zeri. Allora, questo si ha tutte le volte che moltiplicate due matrici triangolari superiori o due matrici triangolari inferiori. Se moltiplicate la matrice triangolare superiore con la matrice triangolare inferiore, no. Ok? Allora,
Se voglio fare la dimostrazione come funziona? Allora, CHK chi è somma AIJ, BJ, AHJ, BJK, per J che va da 1 fino a N. Allora, se H è maggiore di K, che significa? Quando è che il primo indice è maggiore del secondo? Quando stiamo sotto la diagonale. Quando il primo indice è uguale al secondo, siamo sulla diagonale. Vedete? A11, A12, qua siamo al di sopra della diagonale e il primo indice è minore del secondo. A21, siamo scesi sotto e quindi quando il primo indice è più grande del secondo siamo al di sotto della diagonale. Ma allora in questo caso che succede? Che guardate J, fino a che J è minore di H sarà AHJ a fare 0, perché vuol dire che nella matrice A siamo di sotto la diagonale principale. Ma quando J è maggiore o uguale di H, siccome H era maggiore di K, sarà questa a fare 0. Quindi in questo prodotto fa sempre 0, perché fino a che J non arriva a H, fino a che J è minore di H, fa 0 questo. Da H in poi fa 0 questo, e quindi sicuramente qua viene 0. Se H è maggiore di K, questo mi dimostra che nel prodotto tutti gli elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Andiamo a vedere invece CHH. CHH chi è? Somma per J che va da 1 a N, AHJ, BJK. BJH, scusate. Allora, quando J è minore di H fa 0 questo, quando J è maggiore di H fa 0 questo, però c'è un caso in cui potrebbero non fare 0. Quando? Quando J è uguale ad H, ma è l'unico. Perché in questo caso, cioè se J è minore di H sono di sotto la diagonale principale qua, se J è maggiore di H sono di sotto la diagonale principale qua, e quindi gli elementi fanno 0. Ma se J è uguale ad H, sto sulla diagonale principale, e quindi qua mi viene esattamente AHH di HH, che è il modo formale di dire quello che ho scritto prima. Chiaro fino a qui? Oh, dopodiché basta, perché qua sopra a me non interessa quello che dico. Ok? Adesso siamo pronti. Ah, facciamo un altro. Altri due. Vabbè, facciamo prima il corollario di questo. Allora, A, B appartenenti a K n per n, quindi matrici quadrate triangolari superiori. Allora, il determinante di AB uguale al determinante di A è uguale al determinante di A per il determinante di A. La dimostrazione qual è? Il determinante di A è uguale ad A11 per A22 per A in N
determinante di B è uguale a B11 e B22 e Bnn, questo perché siamo sulla matrice triangolare, determinante di AB che è A11 B11 per A22 B22 per Ann Bn. Allora mettete prima tutte le A e poi dopo tutte le B, il prodotto è commutativo, un K, K è un K, e quindi questo è uguale a determinante di A e il determinante. Oggi, ma e BA fate il prodotto B per A, gli elementi B per A saranno B11 A11, B22 A22, si fa lo stesso. Quindi abbiamo scoperto che se le matrici sono triangolari, se le matrici sono triangolari, se le matrici sono triangolari, il determinante del prodotto è uguale al prodotto del determinante. Ok? Oh, fate attenzione che anche se le matrici sono triangolari, A per B e B per A sono due matrici diverse. Sulla diagonale coincidono, ma fuori dalla diagonale, sotto la diagonale pure, sopra la diagonale no. Il prodotto delle matrici non è commutativo. In generale. Chiaro? Ok. Adesso andiamo a fare quest'altro. Allora, prima di proseguire e di fare altri lemmi, dobbiamo fare un'altra osservazione. Oltre alle formule di Laplace di riga, cioè quelle che sviluppano secondo una riga per il calcolo del determinante, delle matrici quadrate, di A appartenente a K N per N, questa chiamiamo la proposizione, valgono anche tutte le formule di Laplace che chiamo di colonna, cioè quelle che sviluppano secondo una colonna. Inoltre la funzione determinante è caratterizzata da det è funzione lineare di ogni colonna. Det è alternante sulle colonne. Detta
e la matrice identica è uguale a 1. Allora, perché? Perché? Allora, questo schema qui è perfettamente e completamente analogo a quello che abbiamo dimostrato per le righe. Cioè, per le righe come abbiamo fatto? Abbiamo visto, prendiamo lo sviluppo secondo la prima riga. C'ha queste tre proprietà? Sì. Poi, perché queste proprietà sono caratteristiche? Poi ce n'ha tre e ci avrà tutte quelle derivanti da queste tre, così come, per esempio, se io ho una riga nulla il determinante fa 0, se ho due righe uguali il determinante fa 0, se una riga ha una combinazione lineare delle altre il determinante fa 0. E qui lo stesso, una volta fatte queste tre, dimostrate queste tre, se ho una riga, una colonna nulla il determinante fa 0, se ho due colonne uguali il determinante fa 0, se una colonna ha una combinazione lineare delle altre il determinante farà 0. Bene. Adesso uno dice, perché le altre, gli altri sviluppi di colonna mi danno gli stessi risultati? Perché queste proprietà sono caratteristiche. E perché sono caratteristiche? Come abbiamo fatto a vedere che le proprietà di riga erano caratteristiche? Tramite il metodo del pivot, fatto a sinistra, perché il metodo del pivot non alterava il determinante e faceva operazioni elementari di riga che non cambiano il determinante o cambiano solo il segno, se erano degli scarti. Se lo facciamo a destra, che si può fare, abbiamo visto che si può fare in maniera tutta analoga, cosa significa? Che queste proprietà, queste tre proprietà, sono caratteristiche del determinante. Ok? Uno potrebbe dire, ma va bene, mi hai convinto, tutte le formule di riga sono uguali, perché a quel punto, una volta che abbiamo visto che queste proprietà erano caratteristiche, tutte le formule di sviluppo di riga andavano bene uguali, perché se io voglio sviluppare secondo la riga I o secondo la riga 1, bastava scambiare la riga I alla riga 1 e il determinante cambiava segno. Quando io andavo a fare lo sviluppo vedevo che effettivamente veniva la stessa cosa cambiata di segno, quindi vuol dire che il determinante fatto secondo la riga ieri, ma era uguale a quello di prima. Stesso discorso vale per le colonne. Però dice, chi mi dimostra che questa funzione fatta per le righe e fatta per le colonne è uguale, perché tutti gli sviluppi di riga potrebbero coincidere tra di loro, tutti gli sviluppi di colonna potrebbero coincidere tra di loro, però se vado secondo una riga e secondo una colonna potrebbero venire numeri diversi. No, non è possibile, perché quando queste proprietà sono caratteristiche sono accomunate dal fatto che il determinante di I fa 1, ma non solo. Siccome il determinante è funzione lineare di ogni colonna, che cosa significa? Significa che il determinante delle matrici triangolari superiori si fa facendo il prodotto di aumento sulla diagonale. Ok? E questo vale sia per le righe, sia per gli sviluppi di riga, che per gli sviluppi di colonna. Quindi a questo punto voi avete che il determinante coincide su tutte le matrici triangolari superiori e tramite delle proprietà che adesso vediamo,
coincide in realtà su tutte le matrici possibili, Quindi innanzitutto non solo queste qua sono proprietà caratteristiche determinanti fatte con gli sviluppi di Coulomb, ma già da queste si capisce che il determinante fatto con, diciamo, gli sviluppi di Riccolo, fatto con gli sviluppi di Coulomb, coincide per tutte le matrici triangolari superiori. Questo è sicuro. Ok? Adesso andiamo a vedere un altro lemma. Io perciò con un'ambiguità lo chiamo det come prima, perché uno a priori dovrebbe chiamarlo det Coulomb, che potrebbe essere diverso dal det Riga, ma in realtà è lo stesso. Ok, adesso andiamo a fare un altro lemma. Se io faccio la matrice, vi ricordate che era la matrice PJ? Questo qua è uguale a meno det di A è uguale a det di PJ per det di A. PJ era la matrice, se vi ricordate, che prendeva la matrice identica e scambiava la riga A e la riga G. È la matrice che, se moltiplicata a sinistra questa matrice per A, mi scambia la riga I e la riga J. Ma noi sappiamo che quando io scambio la riga I e la riga J, il determinante che fa? Cambia segno. Ma questo è uguale al determinante di PJ, perché il determinante di PJ faceva meno 1 per il determinante di A. Quindi questo è banale. Allora, det P PA uguale det P per det A per ogni P matrice di permutazione. Cioè, se adesso prendo una matrice di permutazione, come era fatta la matrice di permutazione? C'aveva solo degli uni, ma su ogni riga e su ogni colonna c'aveva un 1 e tutti 0. A uno dice, ma questa mo non è PJ, vabbè, PJ erano le trasposizioni, cioè quelle che scambiavano solo due elementi. Però per fare una permutazione io posso fare più trasposizioni. Applico, allora, questo qua per esempio potrebbe essere P1,3, poi moltiplico per P5,7, poi moltiplico per P3,5, eccetera, eccetera. Insomma, le faccio una alla volta, applicando una alla volta il risultato di sopra, esce fuori il risultato di sopra. Perché se io faccio una permutazione con 7 trasposizioni, che succede? Che il determinante di P sarà meno 1, perché il numero di trasposizioni è negativo, allora il numero di scambi che abbiamo fatto è dispari, e quindi il determinante sarà meno 1. Però applicando 7 volte il risultato di sopra mi verrà meno 1 alla 7, che fa meno 1 perché 7 è dispari, per il determinante. Quindi prima lo fai per la trasposizione, dopodiché vale per le permutazioni, vale sempre. Ok? Adesso, quindi, qua la dimostrazione non la faccio perché è ovvio. Adesso prendiamo altro lemma. Prendiamo Q, una matrice di tipo L. Allora, che qua c'ha 0, qua pure c'ha 0, tranne su una certa riga, cioè sulla colonna iesima, allora qua abbiamo A, I più 1, I, insomma qua c'è una colonna diversa da 0. Ok? Qua fino ad arrivare ad A, N, I. Scusate, chiamiamolo Q, I più 1, I. UN. Ok? Allora io prendo A invece una matrice quadrata, dico che il determinante
QA è uguale al determinante di A, che è uguale al determinante di Q per il determinante di A. Perché il determinante di Q ovviamente fa 1, perché questa è una radice triangolare inferiore con tutti i uni sulla diagonale. Questo perché, cioè, se vi ricordate, questa qua era una delle matrici che si usavano nel metodo del pivot di riga, chiamiamolo così, cioè quello con le operazioni di riga. Allora, che succede? Quando vado a moltiplicare Q per A avrà la riga A1 che rimane uguale, la riga A2 che rimane uguale. Quando arrivo alla riga iesima, quando arrivo dalla riga la riga iesima rimane uguale, quando arrivo alla riga i più unesima mi viene a i più 1 più q i più 1 i a i, poi mi rimane fino ad an a n più q n i a i. Se vi ricordate, quella era la matrice che mi faceva tutte le operazioni di riga sotto la riga iesima. Basta calcolare, basta fare il prodotto, guardare che poi c'è il prodotto. Ok, a me non mi interessa, che cosa succede però? Questa matrice come fa? Le righe fino alla iesima sono uguali, poi ogni riga successiva come è fatta? È la riga di prima e quella non è stata toccata. A questa riga è stato sommato un multiplo di un'altra riga. Queste operazioni cosa fanno al determinante? Alterano il determinante? No. E quindi il determinante di Q per A è uguale al determinante di A. Ma siccome il determinante di Q fa 1, questo è uguale al determinante di Q e il determinante di A. Andiamo a vedere il corollario. Se ha una matrice A, una matrice N per N, allora esistono P per matrice di permutazione, Q matrice di tipo N. Tipo L significa, come al solito, il triangolare inferiore con gli uni sulla diagonale principale, tale che PA è uguale a UPA è uguale a P triangolare superiore, quindi A è uguale a Q-1 P a meno 1 per P, e il determinante di A è uguale al determinante di P a meno 1 per il determinante, questo è uguale al determinante di P, questo è uguale per il determinante di Q a meno 1 che fa 1 per il determinante di P. Ora, perché è vero questo? Questa qua era una matrice di tipo L, però non era una matrice di tipo L e basta, era un prodotto di matrici per cui valeva il lemma di prima.
E anche le immerse, se vi ricordate, come si facevano le immerse di queste matrici qua? Bastava cambiare segno sotto la diagonale. Quindi quando andiamo a fare questa matrice immersa, questo è il prodotto delle immerse al contrario, che quindi sono tutte matrici di quel tipo là. Quindi una alla volta il determinante A è il prodotto di questi. Siccome sto moltiplicando per tutte le matrici per cui vale il teorema di Binet, e alla fine vale il teorema di Binet, cioè il determinante di A sarà il determinante di T per il determinante di tutti questi che fanno sempre 1, il prodotto fa 1, e anche il determinante del prodotto fa 1, per il determinante di questo. Questo qua non può fare 1 meno 1, dipende dal segno di P e di P a meno 1 che sono uguali. È chiaro fino a qui? Altro, similmente, vale proposizione A appartenente a Kn per n, dico questo e poi ci fermiamo 5 minuti, esiste P matrice permutazione. T e Q saranno diverse da quelle di prima, eh? non so, mica sono le stesse. Q matrice tipo L, tali che stavolta devo fare A P Q uguale T triangolare superiore, A uguale T che Q a meno 1 che T a meno 1, e il determinante di A è uguale a determinante di T per il determinante di Q a meno 1 che fa 1, per il determinante di T a meno 1 che è uguale al determinante di P, ma che può fare 1 meno 1 a seconda della permutazione, se pare o meno. Le permutazioni che hanno determinante, le matrici di permutazione che hanno determinante uguale a 1 si dice che corrispondono a delle permutazioni pari. Quelle altre che hanno determinante uguale a meno 1 si dice che corrispondono a permutazioni dispari. Le permutazioni pari sono quelle che si possono fare con un numero pari di trasposizione, quelle dispari con un numero dispari di trasposizione. Ok, quindi perché vale questo discorso? Vale in maniera perfettamente e completamente analoga, perché quello che si poteva fare per righe a sinistra si può fare per colonne a destra. È chiaro fino a qui? Bene, adesso ci fermiamo 5 minuti e poi alla fine possiamo a questo punto scrivere il teorema di Binet. Qual sarà il teorema di Binet? Che il determinante del prodotto è uguale al prodotto del determinante sempre. Sempre.